Buongiorno, è una bella giornata di sole. Io sono Paolo Predella, sono un farmacista territoriale. In questo momento, come vedete, sono fuori dalla mia farmacia e mi trovo nel giardino della fondazione dell'Istituto Geriatrico Mazzali di Mantova. Cos'ha a che fare questa cosa con l'argomento di oggi, cioè la raccolta di farmaci per l'Ucraina? Cercheremo di spiegarvelo rapidamente. Nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, parecchie persone che sono entrate in farmacia da me e immagino anche nelle altre farmacie di Mantova hanno voluto manifestare la loro generosità comprando dei farmaci da poi portare in Ucraina. Ma probabilmente questa, che era l'idea più semplice, non era l'idea più efficace. E di conseguenza mi sono rivolto alla mia collega Veronica Barini, che è la responsabile del servizio farmaceutico del Mazzali. Adesso Veronica, che saluto, ci spiegherà perché mi sono rivolto a lei. Grazie Paolo e grazie a tutti voi che ci state ascoltando. La richiesta è partita appunto dalla necessità di portare aiuto alle popolazioni ucraine per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Abbiamo pensato di costituire appunto un fondo dedicato all'acquisto dei farmaci e di materiale sanitario per affrontare questa emergenza, per avere una garanzia e una tracciabilità dell'approvvigionamento destinato appunto a questa spedizione. La Fondazione Mazzali, grazie al dottor Paolo Portioli e alla presidente Mara Gazzoni, si è resa appunto disponibile per mettere a disposizione i propri canali d'acquisto per consentire all'associazione Colibrì, con cui da anni collabora, di acquistare farmaci e materiale sanitario in quantitativi maggiori e a prezzi molto più convenienti. Grazie appunto a questi canali di approvvigionamento sono stati acquistati farmaci essenziali in confezioni ospedaliere, dagli antibiotici per uso pediatrico e per adulti, per uso orale e per uso endovenoso, farmaci antipiretici, antinfiammatori, antidolorifici, antipertensivi, antidiabetici e tutta una serie di materiale appunto sanitario destinato al trattamento di ferite e anche disinfezione delle strutture ospedaliere ucraine. Mi preme aggiungere che in molti dei farmaci che ha citato Veronica c'è anche tutto un aspetto legale che riguarda l'acquisto, il trattamento e il trasporto di questi farmaci, che richiede l'osservanza di particolari normative, quindi l'operazione è stata decisamente complessa. Infatti mi preme aggiungere l'importante coinvolgimento del direttore dell'ufficio farmaceutico di Mantova, il dottor Sandro Rainieri, che in tempi veramente celeri mi ha fornito l'elenco recepito dalla comunità europea, all'interno del quale c'erano appunto tutti i farmaci e le apparecchiature necessarie per affrontare l'emergenza. Quindi diciamo, ci sentiamo di dire questo, che è particolarmente importante oggi seguire questo canale, perché è un canale molto efficace. Attraverso la tua donazione, che può essere effettuata direttamente sul conto corrente dell'associazione Colibrì, che poi veicolerà questi importi per l'acquisto dei farmaci, o anche attraverso delle raccolte spontanee che possono essere effettuate attraverso le persone che sono collegate a questa associazione, noi riusciamo a raggiungere un risultato eccellente, e in questo senso credo che possiamo dire che è una bella giornata, perché hai trovato una formula assolutamente efficace per raggiungere il miglior risultato. Mi preme anche sottolineare un ringraziamento particolare per i nostri compagni di viaggio. Domani mattina appunto saremo un convoglio di 9 veicoli che coinvolge 24 persone. L'associazione Colibrì, accompagnata anche dal dottor Renato Bottura, responsabile scientifico della Fondazione Mazzali, e poi il carissimo amico Daniele Gotti dell'associazione Ethic Expo,
e l'associazione Onlus Bambini nel Deserto, che da anni si occupa appunto di aiuti umanitari in paesi africani. Questa sarà veramente un corridoio di solidarietà che ha visto coinvolti professionisti, ma soprattutto associazioni e cittadini mantovani che hanno creduto in questo e hanno voluto dare il loro piccolo contributo. Quindi vi ringraziamo veramente di cuore per la vostra vicinanza. Dove arriveranno questi farmaci? Questi farmaci arriveranno nella città di Rzeszów in Polonia. E partiremo quindi da Mantova Nord domattina e attraverseremo tre frontiere: la frontiera austriaca, la frontiera della Repubblica Ceca ed infine il confine polacco. Sono per un totale di 2800 chilometri andata e ritorno. La raccolta si ferma qua? La raccolta non si ferma, perché purtroppo le necessità legate all'approvvigionamento dei farmaci sono necessità costanti. Nelle notizie quotidiane arrivano appunto informazioni rispetto a bombardamenti di ospedali, di farmacie, quindi di luoghi di cura che vengono appunto annientati e colpiti nel cuore. Per questo vogliamo continuare a portare sostegno farmaceutico a questa popolazione martoriata. Ti ringrazio molto e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie a voi.